È importante capire in una produzione quanto serve semplicemente a volte eseguire una richiesta, che può essere di un suono, può essere di qualsiasi tipo, quanto a volte invece ci si aspetta una proposta anche artistica, quindi ti puoi spingere un passo oltre. Io ho cominciato, penso un po' come tutti, dalla passione per la musica, suonando in qualche gruppetto. Io sono di Pavia, quindi suonavo in qualche gruppetto a Pavia. Però la folgorazione è avvenuta un giorno in cui, in un negozio di strumenti musicali e apparecchiature hi-fi, ho visto il primissimo portastudio della Tascam, che era un registratore a 4 tracce su cassetta, su audiocassetta. E quindi ho deciso di iscrivermi a questa scuola. Penso all'epoca fosse l'unica scuola per premici del suono in Italia, che era la scuola dell'EMIT, quindi la regione Lombardia Milano. Una volta finita la scuola e dopo servizio militare, sono entrato come assistente in uno studio di registrazione di Milano, molto importante all'epoca, che oggi non c'è più, che si chiamava Excalibur. E da lì poi ho cominciato, diciamo, la carriera professionale. Ho fatto proprio la gavetta da T-boy, come dicono gli inglesi, ma poi pian piano a cominciare diciamo, il tape operator, ossia ti mettevano al remote control del 24 piste a gestire quell'aspetto, mentre il fonico vero e proprio stava al mixer. E poi lo step successivo è stato il mixer, però arrivare a sedersi al mixer per lavorare, insomma, non era una cosa che facevi in una settimana né in un mese, insomma. Io lavoro tanto e da tanti anni con Mario Lavezzi, e quindi ho lavorato tanto con Ornella Vanoni, che negli ultimi anni è sempre stata prodotta praticamente da Mario, da amici della trasmissione di Maria De Filippi. Oppure un altro cliente con cui lavoro tanto è un editore, produttore italo-americano, si chiama Christian De Walden, vive a Los Angeles da circa 40 anni. E con lui ho fatto le esperienze più internazionali, perché sono stato spesso là da lui. Lui poi lavora tanto anche per il mercato filippino, quindi mi è capitato di andare spesso anche a Manila a realizzare dischi di artisti filippini. E quindi con lui ho girato un po', cosa che devo dire serve, perché ti confronti con altri ambienti, altre persone, altre mentalità, anche professionalmente parlando, altre mentalità. Soprattutto per quanto riguarda Los Angeles, in realtà un ambiente molto aperto, un ambiente dove non importa tanto da dove vieni, o se parli inglese bene o male, non è tanto questo, gli interessa quello che sai fare, fondamentalmente. Diciamo che i musicisti che fanno i tour in studio di registrazione che incontri a Los Angeles sono fondamentalmente Vinnie Colaiuta per quanto riguarda la batteria, piuttosto che J.R. Robinson, o Abraham Laboriel per quanto riguarda il basso. Sono un po', diciamo, la sezione ritmica standard che si usa là, quindi ovviamente sono musicisti famosi a livello mondiale, conosciuti in tutto il mondo. Io ero molto attratto da un determinato approccio sonoro, che era un approccio molto, molto trasparente e molto pulito. E il balance, il curare molto il balance nell'arrangiamento. Non esiste nessuna scatola magica, perché io sento dischi suonare benissimo mixati in the box piuttosto che su un Neve, e dischi suonare malissimo altrettanto mixati in the box o su un Neve, o con tutto l'outboard possibile. Per cui non affidarsi, non proiettare sull'esterno, su un magical box, il risultato che si vuole ottenere. Il risultato che vuoi ottenere ce l'hai dentro, quindi è una cosa che devi cercare dentro, con l'esperienza, con il gusto personale, sviluppando, ascoltando tanto, analizzando tanto i dischi che ti piacciono e che pensi,
possa essere un riferimento per quella che è la tua idea di suono e quindi cercando di sviluppare una propria sensibilità. Grazie Luca. Grazie a voi.